Ben trovati con il caffè di TRG. Possiamo lasciarvi per il weekend senza darvi le informazioni sulle previsioni meteo? Assolutamente no. È per questo che anche questa mattina allora ci avvaliamo dei nostri esperti di Umbria Meteo. Vedo in collegamento Pierluigi Gioia per le ultime informazioni proprio su come andrà questo weekend. Buongiorno Pierluigi e ben trovato con il caffè di TRG. Buongiorno Ludovica e ben ritrovati a tutti. Prima dello spot, dietro di te vedo alcune nuvole all'orizzonte. Cosa puoi anticiparci? Nuvolaia. Ecco, questo posso anticiparvi. Ecco, e quindi restiamo nel mistero. Restiamo nel mistero, mandiamo lo spot e poi torniamo con Pierluigi Gioia. Top Life dal 1990, centro e produzione materassi. Ora è anche centro del divano in un nuovo e unico punto vendita a Gubbio in via Pitagora 20. Lieve, Misia, Rugiada, Viva. Benessere per te e per l'ambiente. Solo da Consauto è in regalo la card soccorso stradale con ogni revisione. Eccoci di nuovo in diretta con Umbria Meteo e Pierluigi Gioia. Buongiorno di nuovo Pierluigi, che ci ha già detto qualcosa su quello che ci aspetta per questo fine settimana. Intanto io oggi sono andata sulle cime di Lavaredo con le telecamere di Scenari Digitali, speravo di vedere qualche puntina di neve, invece ancora non si vede, perché Pierluigi, anche se siamo in pieno autunno, sembra ancora di essere in estate. Perché sta accadendo questo? Ecco, come dicevamo l'altra volta, insomma, c'è questa anomalia per cui la linea intertropicale di convergenza degli Alisei è ancora più a nord, per cui gli anticicloni subtropicali si trovano a latitudini un pochino più alte rispetto al normale. Ecco, quindi noi siamo frutto di questa anomalia e dovremo conviverci probabilmente per almeno un'altra decina di giorni. Anche se forse le cose potrebbero cambiare all'inizio novembre. Ecco, ma quando parliamo di anticicloni, no? L'anticiclone delle Azzorre, quello russo-siberiano, cioè che fenomeni sono e che cosa portano fondamentalmente? Guarda, portano le cose che adesso si vedranno. Ecco, vedi, questa è un'immagine dal satellite, del satellite Meteosat, si vede benissimo che noi siamo sulla linea di contatto fra una enorme saccatura, vedi questa sorta di ricciolo che gira in senso antiorario. Questa è una saccatura, una depressione atlantica colma di aria fredda di origine atlantica, e questo invece è un promontorio, si vede benissimo perché è libero sgombro da nubi, e qui invece l'aria gira in senso orario. Noi siamo in questa linea di convergenza dove vengono a contatto questi due tipi diversi di aria, e quindi si ha la formazione di un fronte. Il fronte riguarderà nella giornata soprattutto l'Italia settentrionale, dove sono previste delle precipitazioni anche abbondanti sul nord-est. Noi siamo sotto l'effetto di correnti sud-occidentali che, provenendo in parte anche dal deserto del Sahara, sono cariche di sabbia, e per cui ci sono molti nuclei di condensazione all'interno di queste correnti, che sono tra l'altro anche molto umide perché passano sopra un mar Mediterraneo che è ancora molto caldo rispetto alla stagione, per cui si forma, specialmente si vede benissimo a contatto della catena appenninica, si forma una sorta di cortina nuvolosa che si estende anche nel versante adriatico, perché per un motivo fisico si forma una depressione sottovento alla catena appenninica, e quindi in questa zona la temperatura diminuisce e si forma quindi una cortina nuvolosa. Ecco, questa cortina nuvolosa noi la dovremo un po' sopportare per questi due giorni, nel senso che oggi sarà una giornata nel complesso buona perché non ci saranno fenomeni, però specialmente a contatto della catena appenninica noi avremo questa sorta di cortina nuvolosa che io ho chiamato prima nuvolaia, perché non darà effetti se non qualche minimo piovasco, specialmente nelle ore pomeridiane, ma non ci saranno fenomeni, sarà possibile anche qualche ampia schiarita nel corso della giornata. Stessa cosa anche domani.
e domani in più avremo un aumento delle temperature, mentre oggi dovrebbero fermarsi intorno ai 20 gradi praticamente su tutta la regione, domani aumenteranno e giungeranno fino a 23-24 gradi lungo l'Appennino, 25 a Perugia, addirittura più di 26 nella conca ternana, quindi si tratta di valori notevolmente al di sopra delle norme del periodo. E la motivazione di tutto questo ve la faccio vedere, perché è proprio in questa persistenza di questo anticiclone subtropicale che, vedete, si sta estendendo anche più verso il nord e l'est dell'Europa, tant'è vero che, non so se avete sentito le dichiarazioni anche a livello di Unione Europea, sono tutti contenti che faccia un clima così mite, così caldo, perché almeno perché non si usa il gas. Perché evitiamo di accendere i riscaldamenti, ecco. Ecco. Quindi, per una volta tanto, il riscaldamento globale, che pure è un fenomeno che, su cui molti urlano lo scandalo, questa volta pare che stia bene a tutti, insomma, ecco, speriamo che non diventi un vizio soltanto, ecco, anche perché nei prossimi giorni, vedete, questa tendenza resterà pressappoco identica, questo promontorio di alta pressione resterà pressappoco dove si trova, questa saccatura atlantica resterà fissa in questa posizione, per cui non avremo grandi novità. Ecco, non sarà comunque, attenzione, sempre un cielo sereno, perché abbiamo ventilazione sud-occidentale, per cui è molto umida e produce della nuvolosità, quindi anche nelle giornate sostanzialmente belle che avremo, però ci saranno comunque delle nubi, specialmente a contatto dell'Appennino. E le temperature minime, come si vede, ho messo quelle di stanotte, che vanno dagli 11 ai 18 gradi, saranno comunque abbastanza alte sia oggi che domani. Poi nei prossimi giorni, visto che ci saranno maggiori rasserenamenti, tenderanno a diminuire e ci sarà anche lo spazio per delle nebbie mattutine, specialmente in Valle Umbra, in Val Tiberina e in tutte le conche appenniniche, con nebbie che non saranno persistenti nel corso del giorno, perché comunque si dissolveranno quando l'inversione termica sarà distrutta, ma comunque potranno ridurre la visibilità, ecco, per tutta gran parte, insomma, della mattinata. Quindi una settimana sostanzialmente stabile, con caratteristiche comunque molto più calde del normale, fino a 5-6 gradi al di sopra della norma. È tutto per merito, appunto, dell'anticiclone che, ecco, come dicevi tu prima. Immagino tu abbia preparato ovviamente delle slide per farci capire un po'. Qualcuna per farvi capire, insomma, ecco, Sua Maestà l'anticiclone, tutti quando arriva l'anticiclone sono tutti contenti, si infilano gli occhiali da sole, e anche perché l'anticiclone è esattamente il contrario di depressione, che significa zona di bassa pressione, quindi preso metaforicamente, insomma, è una cura contro la depressione dell'anticiclone. È una zona di alta pressione, in cui la pressione è più alta delle zone circostanti, mentre le zone di bassa pressione, le saccature, in questo caso la saccatura atlantica, è la zona in cui la pressione è meno alta, quindi più bassa. Ecco. Vabbè, però ci rincuora che anche il meteo ha i suoi momenti, no? I suoi momenti. Assolutamente, di specialmente no, in autunno. Quindi non siamo i soli. Infatti, vi dicevo un paio di settimane fa, se non sbaglio, che d'autunno avere del sole, della luce, fa molto bene per l'umore, proprio è curativo contro la depressione naturale, perché il dì si sta accorciando, insomma, andiamo verso il solstizio, quindi verso giornate molto brevi, allora l'umore un pochino ne risente. Ecco, l'alta pressione è una cura contro il malumore. Fondamentalmente, che cos'è un'alta pressione? È una zona in cui, dicevo, la pressione è più alta e in cui l'aria tende a sfuggire, l'aria, quindi il vento, per andare verso le zone di bassa pressione. Quindi i venti vanno sempre, infatti, dalle zone di alta a quelle di bassa pressione. Ecco, dovete immaginare questo, che le zone di alta pressione sono come delle montagne e le zone di bassa pressione sono come delle valli, e questi sono i versanti in cui l'aria scorre, passando appunto dalle cime dei monti fino al fondo delle valli. Se noi analizziamo una carta della pressione, le alte pressioni hanno proprio l'aspetto di montagne e le basse pressioni l'aspetto di valli, e dalla pendenza del versante dipende anche la velocità del vento, cioè più
c'è differenza di pressione, quindi più il versante è ripido, più il vento va veloce. Questo dovete immaginare come se il vento fosse uno sciatore, no? Qui abbiamo il record di velocità sugli sci ottenuto, quindi oltre 200 km orari su un paio di sci, ci vuole il coraggio loro, insomma. Ecco, comunque sia, il vento è come uno sciatore, più è ripido il versante, più la velocità aumenta. Questo. Però se fosse così semplice sarebbe veramente banale, però c'è una complicazione, perché la rotazione terrestre imprime insomma una forza apparente che spinge i venti a girare verso destra nell'emisfero boreale e verso sinistra in quello australe. Non vi sto a spiegare il perché soltanto per spiegarlo ci vorrebbe una mattinata, però una volta ci proverò, lo prometto, perché non è impossibile spiegarlo con parole semplici. Sta di fatto quindi che i venti che scendono lungo il pendio vengono deviati nel nostro emisfero verso destra, quindi uscendo dalle zone di alta pressione si invorticano, per così dire, in senso orario. Quindi le zone di alta pressione hanno una rotazione in senso orario. Viceversa, le zone di bassa pressione in cui l'aria entra, quindi fa questa direzione, vengono deviate verso destra, quindi l'aria si invortica stavolta in senso anti-orario. Quindi è esattamente il contrario, come mettersi a testa in giù. Anticiclone, senso orario. Ciclone, senso anti-orario. Mi riferisco chiaramente alla rotazione dei venti. Quindi, ecco, in una carta al suolo come questa si vede benissimo la rotazione della ventilazione in senso antiorario nelle zone di bassa pressione e quindi in senso orario invece in quelle di alta pressione. Però anche qui c'è un'altra complicazione, perché il discorso non si fa soltanto a livello del suolo, ma si fa anche nello spessore verticale dell'atmosfera, quindi ogni movimento dell'aria a livello del suolo si ripercuote anche in quota e viceversa. Quindi in realtà la struttura verticale dei cicloni e degli anticicloni è molto più complessa, perché diciamo che nel ciclone, quindi bassa pressione, l'aria tende a salire, quindi a convergere al suolo e a divergere in quota. Viceversa, nella zona di alta pressione che a noi interessa oggi, l'aria tende a convergere in quota, quindi ad ammucchiarsi in quota e poi discendere lentamente fino al suolo, dove chiaramente diverge. Quindi in base a questa definizione abbiamo due tipi fondamentali di anticicloni che poi si ripercuotono anche nel tempo. Non è difficile, è un discorso abbastanza semplice che tutti noi conosciamo. I cicloni veramente propriamente detti sono i cicloni cosiddetti dinamici, che nascono, sono cicloni di natura calda, questo è importante, sia d'estate che d'inverno, e nascono praticamente da convergenza di aria in quota, quindi da ammucchiamento, per dirlo in parole molto semplici, di aria in quota. Quest'aria poi, visto che ce n'è troppa, sfugge verso il basso e quindi si schiaccia al suolo. Questi sono anticicloni dinamici, si dicono così perché nascono proprio da questo movimento dell'aria in quota. Invece l'altra tipologia di anticicloni è quella di anticicloni termici, cioè che nascono non per ammucchiamento di aria in quota, ma nascono per raffreddamento del suolo, che raffredda l'aria al suolo, quindi l'aria si raffredda, diventa più pesante, più densa, stramazza al suolo e crea una sorta di buco in quota che costringe l'aria a riempirlo e quindi crea una convergenza in quota. Ecco, è chiaro che se voi ragionate in questo modo dovete arrivare a questa conclusione. Nell'aria calda, che è meno densa, se voi immaginate, la pressione diminuisce molto più lentamente con la quota, perché l'aria pesa di meno. Quindi anche spostandosi di poco la pressione diminuisce di meno. Viceversa, nell'aria fredda, che pesa di più e quindi è più consistente, più pesante, la diminuzione di pressione con la quota è molto maggiore. Ne consegue che quando c'è una sacca di aria calda a tutte le quote, quella necessariamente è una zona di alta pressione, perché l'aria
ha sempre una pressione superiore a quella delle zone circostanti. Viceversa, quando c'è una sacca di aria fredda, questa necessariamente a tutte le quote è una zona di bassa pressione. Quindi nell'anticiclone dinamico, che è quello propriamente detto, vedete, c'è una zona di alta pressione a tutte le quote, è sempre più alta rispetto alle zone circostanti, una montagna che si eleva, insomma, dal suolo fino a quote al confine con la stratosfera, quindi a oltre 13.000 metri. Senti Pierluigi, qui purtroppo il tempo corre. Per fare degli esempi, quando sentiamo quindi parlare di Azzorre, di russo siberiano, quindi a che cosa facciamo riferimento? A questo, esattamente, facciamo riferimento a questo. L'esempio, l'anticiclone per eccellenza, quello dell'Azzorre, è un anticiclone dinamico perché nasce così. Nelle zone equatoriali l'aria sale, e provoca piogge, quindi le foreste, come dicevamo l'altra volta, e poi diverge, va in parte verso l'emisfero nord e in parte verso l'emisfero sud, e si ammucchia all'incirca nella zona dei tropici. Qui ce n'è troppa di aria, per cui tende a scendere. Tende a scendere. Forma gli anticicloni dinamici, che sono l'azzurriano e l'anticiclone africano, che sono gli anticicloni che noi conosciamo meglio, dove la compressione dell'aria quando scende riscalda l'aria a tutte le quote, quindi abbiamo un anticiclone. E poi la cosa più importante è che l'aria, scaldandosi, come tutti sapete, diventa più secca, e quindi si tratta di aria calda e secca. E quindi questa zona enorme di aria che si invortica in senso orario, che si comprime verso il basso, aumentando di un grado ogni 100 metri. Quindi ci sono, poi si creano degli stati di inversione, come vi ho detto già l'altra volta. Quindi purtroppo l'anticiclone è anche sinonimo di cattiva qualità dell'aria, perché l'aria si intrappola nei bassi strati, non può più salire perché c'è inversione termica, e quindi in catini naturali come la Valpadana abbiamo un peggioramento notevole delle condizioni dell'aria. Quindi aria bel tempo significa aria cattiva, viceversa cattivo tempo significa aria buona. Purtroppo è così. Quindi concludiamo dicendo che quali sono gli anticicloni che noi conosciamo meglio? Quello azzurriano, esatto, che dà un caldo moderato d'estate, piacevolissimo, d'inverno fa un freddo moderato, non tanto, con poche nebbie, perché si instaura una ventilazione costante da nord-est che aiuta a rimescolare l'aria e quindi anche a evitare inversione termica e ristagno di umidità. Invece l'anticiclone africano d'estate sì, da caldo intenso, lo abbiamo conosciuto quest'estate perché ci ha fatto compagnia per 5 mesi, però d'inverno non dà assolutamente caldo, anzi a causa della forte inversione termica fa ristagnare la nebbia e il freddo nei bassi strati, mentre in montagna abbiamo temperature piacevolissime. Quindi l'africano significa caldo, ma soltanto in montagna, dove purtroppo causa problemi come la mancanza di neve. Ecco. E poi abbiamo invece l'anticiclone termico per eccellenza, che è l'anticiclone russo siberiano. Di solito si forma in questa posizione, per cui instaura una ventilazione da nord-est che porta aria continentale russa sull'Italia. Quest'aria continentale russa è costituita da uno strato molto sottile, si chiama gelo pellicolare perché è spessa soltanto un paio di chilometri, però è molto fredda e molto densa, ed è sovrastata al di sopra da una zona di bassa pressione, quindi è anticiclone soltanto nei bassi strati, mentre sopra c'è una depressione, quindi non è garantito il bel tempo. Ci possono essere anche infatti delle nevicate con aria di questo tipo. Infatti quando c'è l'orso russo, cioè è il sinonimo dell'anticiclone, noi abbiamo di solito temperature molto gelide, di solito umidità bassa perché è aria secca, però quando quest'aria si umidifica passando sopra l'Adriatico oppure per interferenze con l'aria mediterranea, ecco, noi abbiamo nevicate anche intense. Ecco, l'anticiclone africano d'autunno, come sottolineavo prima, non è assolutamente un anticiclone di tipo invernale. Ci possono essere nebbie nei bassi strati, come in questo caso, però fondamentalmente di giorno le temperature possono raggiungere anche valori, non dico estivi, ma poco ci manca. E questo succederà nei prossimi giorni, quindi avremo mattine forse anche nebbiose, ma il pomeriggio la temperatura andrà ben oltre i 20 gradi in tutta la regione. Quindi
che devo dirvi, godetevi se possibile, al di là di allora questa nuvolaia, senz'altro. ecco, lasciate, abbiate pazienza, è aria umida, un po' anche sporca, carica di sabbia, per cui c'è poco sole magari, però ampi sprazzi di sole ci saranno nel corso della settimana e soprattutto farà caldo e non dovremo accendere il riscaldamento, probabilmente fino al 5-6 novembre staremo bene, dopo per legge dall'8 novembre potremo accendere potremo il riscaldamento. Accenderlo. Pierluigi, grazie, grazie come sempre per la disponibilità e soprattutto per la chiarezza con cui riesci a spiegare questioni che non sono proprio facili, ma io, lo capite io, quindi penso che insomma l'hai spiegate perfettamente. Grazie, purtroppo abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, buon weekend anche se un po' umido allora a Pierluigi Gioia di Umbria Meteo che è stato con noi questa mattina, buon weekend a tutti voi che ci avete seguito, il TG Mattino e il Caffè di TRG tornano lunedì. Buon fine settimana a tutti voi.